Ciao a tutti da CarKit, eccoci qui con questa bella Fiat 500 Abarth. Abbiamo sostituito la radio originale Uconnect con il nostro kit che praticamente va ad integrare le funzioni molto molto più utili che quello originale, di cui la radio DAB. Abbiamo il navigatore offline e online, cioè Google Maps, Waze. Abbiamo la funzione CarPlay e Android Auto. Poi possiamo scaricare le applicazioni direttamente dal Play Store utilizzando il router del cellulare. E praticamente ha tutte le funzioni di un tablet Android. Abbiamo recuperato tutti gli accessori originali, quindi USB originale recuperato, comando al volante recuperati, sensori di parcheggio. Abbiamo aggiunto anche la telecamera posteriore. Vi faccio vedere al volo un po' le funzionalità di questo tablet. Mettiamo anche in moto. Come si può vedere, si accende istantaneo, cioè parliamo di un prodotto octa-core con un processore molto veloce. Noi vendiamo solo prodotti di qualità, quindi non prodotti scarsi, che costano poco e non funzionano. Questo si è integrato praticamente con il CANBUS della macchina, cui non lampeggia nulla, quindi la radio è come fosse la sua originale, quindi senza nessun tipo di problema alla vettura. Qui abbiamo la telecamera di parcheggio, entra giustamente in automatico con inserimento dell'elettromarcia. Abbiamo un bel DSP, cioè un processore del suono. Come abbiamo già detto, qui abbiamo installato anche la DAB, che è qualità eccellente della radio, la radio digitale. Radio Network, ogni canzone una. Possiamo anche cambiare le stazioni direttamente dal volante. Ok, anche se stiamo qui dentro il segnale è comunque al massimo, quindi abbiamo installato la radio DAB più. Torniamo. Allora, qui vi farò vedere un po' le funzionalità. Questo qui è il navigatore che Google Maps ha impostato, video dalla pennetta USB. Che è questa qua originale, abbiamo mantenuto la USB originale della vettura. Questo è video, la musica. Poi, come abbiamo detto, abbiamo anche un bel DSP qui, cioè un equalizzatore molto complesso. Abbiamo un sacco di impostazioni. Giustamente la vettura è altoparlanti originali, il prossimo lavoro forse sarà di fare un upgrade degli altoparlanti. Ok, noi la impostiamo quanto possiamo, un bel equalizzatore. Abbiamo YouTube, ne abbiamo dato la connessione internet dall'ufficio nostra. Sotto YouTube, che tutti la conosciamo, possiamo cambiare la schermata. Abbiamo istruzioni di utilizzo, cui il CarPlay, che la colleghiamo in un secondo, così faremo vedere anche come funziona il CarPlay. Si fa semplicemente la ricerca prodotta e funziona tutto wireless. Attiviamo il Bluetooth del cellulare, troviamo la nostra radio, ABIN, consenti. Poi fa tutto in automatico, semplicemente collegandolo col Bluetooth. Usa
Use CarPlay, riesce il messaggio sul telefono. Ok, quindi senza cavi, senza nulla, e abbiamo il CarPlay wireless, e qui praticamente abbiamo tutte le nostre funzioni più utilizzate. Un montaggio perfetto, tutto pulito, senza modifiche. Un saluto da CarKit Roma, noi siamo in via di Torpignadara 223.